Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua con Ronaldo nella mod vita da gangster. Questa è la Lamborghini che rubammo nello scorso episodio, la Lamborghini Sian del 2020. In questo video vi farò vedere la nuova casa di Ronaldo, che è costata la bellezza di 10 milioni di dollari ed è situata in questo punto della mappa, dove c'è il Monte Gordo. Ok ragazzi, è una casa abbastanza segreta, infatti l'accesso, l'ingresso non lo conosce nessuno, a meno che non sei un amico o addirittura il proprietario come Ronaldo. Poi cosa dirvi ragazzi, ho letto tutti i vostri commenti e mi avete anche detto che quando guido una macchina come questa, che non ho mai preso prima d'ora, devo anche stare un po' zitto e non parlare sempre sopra, ok? E io lo capisco, quindi ci faremo questa tratta da qui fino a casa di Ronaldo e vi farò sentire il sound, perché poi se mi metto a parlare io sopra poi non si sente la macchina eccetera, e quindi lo capisco ragazzi, e faremo così, correremo come pazzi fin lì. Sono 7,50 km, siamo anche abbastanza lontani dal centro, però è comunque una bella casa ragazzi. Andiamo subito a vederla. Pronto Ronaldo? 1, 2, 3. Ok ragazzi, comunque eravamo arrivati, ma ho fallito, nel senso che sono andato più avanti, adesso torniamo lì. Facciamo un'inversione più avanti. Ok. Vediamo se possiamo passare, sì. Prepariamoci all'ingresso in questa fantastica casa di Ronaldo da 10 milioni. Ok, quindi si va di qua, lentamente. Ok, perfetto ragazzi, vedete? Dovremmo esserci. Ve lo voglio ancora far rivedere, perché forse non si è visto bene. Quindi aspettate. Di qua vedete? E siamo fuori. Si apre. Siamo qua a casa di Ronaldo ragazzi, infatti come vedete si scende qui piano 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 piano. Ok, apri. Bene, eccoci qua ragazzi. Abbiamo alcune delle tante auto di Ronaldo.
Vedete? Questa qua dovrebbe anche sparare. Fighissima, ragazzi. E quindi questa è l'entrata del garage. Vedete com'è stato figo entrare qui? Allora, facciamo un tour. Innanzitutto, guardate che vista da qui. Abbiamo anche il sottomarino privato, ragazzi. Ronaldo non si fa mancare niente, Ronaldo. Allora, vediamo di qua. Si entra. E abbiamo il jetpack, ragazzi. Abbiamo il jetpack e qua sopra si apre. Ok? Si apre. E possiamo uscire, possiamo scappare. Possiamo fare giri con il jetpack. Possiamo fare tante cose. Scendiamo giù. Quindi questo qua è un mini salottino, vedete? Con vista oceano. Di qua cosa abbiamo? Ah, balcone. Invece sopra? Oh, mini elicottero. Anche questo. Fantastico, ragazzi. Mini elicottero. Bello. Non me l'aspettavo qui. Bene, proseguiamo e andiamo sopra. Forse questa qua è l'entrata per andare sul tetto, sul terrazzo. Ah sì, infatti ragazzi, come vedete qui abbiamo anche una specie di piscina. Se vogliamo possiamo anche farci il bagno sul tetto di casa. Lì c'è l'ingresso. Ok, come stavamo dicendo, lì c'è l'ingresso del garage. Ritorniamo sotto. Corri, corri. Oddio. Bene. E vai, scendiamo giù. O sopra. Ah, ok. Oddio. Abbiamo anche la macchina che va sott'acqua, ragazzi. E questa qua voglio farvi vedere come funziona. Perché pure qui abbiamo un ingresso per uscire. Infatti, come vedete lì, c'è l'oceano, ok? Quindi qua si apre. Mettiamo il cambio ruote. Vedete? Cambia e possiamo andare dove vogliamo con questo. Poi se vogliamo tornare facciamo nuovamente la stessa strada, ragazzi, però mio Dio, questa macchina non so guidarla io, quindi un bel casino. Torniamo su. Ok, perché l'ingresso è lì, vedete? No, vabbè, queste macchine non fanno per me. Ok. Rimettiamo le ruote normali. Dai, che ce la fai. Ok. Bene. Fantastica pure questa. Voglio un attimo capire se c'è qualcos'altro in giro, ragazzi, perché sicuramente c'è qualcosa che non abbiamo visto. Quindi forse salendo qua sopra. E infatti sì. Ok. Qui abbiamo una sorta di ufficio, ok? Con l'armadio, i computer per vedere come va Los Santos, gli affari, il conto in banca, le gang, i contatti con Franklin, tantissime cose. Infatti abbiamo anche le armi lì a portata di mano. Mettiamo il caso che arriva qualcuno che ci vuole fare un'imboscata. Noi prendiamo il lanciagranate ed è finita per quello, ok? Allora, vediamo che forse qua c'è un ingresso. Sì, infatti sì. Oh mio Dio, ragazzi. Questo qua è l'ufficio di Ronaldo. E infatti pure qua abbiamo il pompa di Fortnite, va bene. Il cecchino. E diversi mitra. Vediamo se possiamo andare di qua. Ah sì, sì, ok. Quindi abbiamo la valigetta pronta con i soldi. Il controllo lì del sottomarino. Perché noi, se vogliamo, possiamo anche lanciare i missili direttamente da qui. Col sottomarino, quindi veramente tanta roba. Ok, usciamo da qui e vediamo questa distanza.
Vabbè, ragazzi. La cantina segreta di Cristiano Ronaldo, dove ha tutti gli oggetti di valore, ha anche diverse armi, mitra, bombe, caricatori, di tutto, ragazzi. Tutto quello che vogliamo sta qua dentro, al sicuro. Poi abbiamo oggetti di valore come bracciali, orologi, collane, anche di qua. E poi non ho capito questo cosa a che serve, ma vediamo un attimo. Ah, va bene, questo qua è una specie di radar, vedete? Lì c'è il cerchio, il radar, per vedere se arriva un elicottero, un aereo, una barca sospetta. Noi da qui possiamo vedere tutto, quindi inizierà a lampeggiare, ci farà vedere il puntino, no? Un puntino, e noi da qui possiamo capire che sta succedendo con tutte le telecamere che abbiamo in giro. Quindi tanta roba, ragazzi. Usciamo da qui. Ok, quindi andiamo a prenderci il jetpack, così vi faccio vedere anche le torrette. Boom. Ok. Allora, come vi stavo dicendo, abbiamo una torretta minigun qua, pronta a sparare se arriva un elicottero, se arriva una barca, è prontissima. Poi ne abbiamo anche un'altra qui. Molto molto bella. E questi cosi rossi sono i radar, va bene, grazie a questi possiamo capire se arriva qualcuno. E per il resto non c'è nient'altro da vedere, ragazzi, perché la casa è fatta così, abbastanza segreta, quindi tanta tanta roba. Ed è così. Fighissima, no? Bello acquisto di Ronaldo. 10 milioni, costa 10 milioni solo perché comunque ha tutte queste cose, tutte queste difese. Poi è incluso anche il sottomarino che si può usare in caso di fuga. E quindi il prezzo vale tutto. Cioè, li vale, ragazzi. 10 milioni li vale sta casa qui. Quindi ci sta. E ok, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Perché comunque secondo me ci sta. Oddio, vabbè, non lo sappiamo guidare il jetpack. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate. E poi ovviamente questa casa la dobbiamo inaugurare con Franklin. Facciamo venire un po' tutti qua, facciamo una specie di festa con persone più fidate. E poi diamo inizio ai veri affari con Ronaldo, va bene? Dai, direi che con questo è tutto. E noi possiamo sentirci ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!